Ciao Bethes.it, molto legato al rapporto generazionale, questo ultimo film di Francesca Archibugi presentato fuori concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia, si intitola Vivere, ed è un film secondo me centrato molto sul rapporto generazionale tra maschi potenti del passato, maschi deboli del presente, che hanno bisogno di entrare nelle debolezze dei padri per poter forse capire meglio la propria vita e finalmente comportarsi da veri uomini, senza voler rivelare molto, però questo penso che sia il centro, comunque la cosa che mi ha interessato di più di questo film, molto anche rutilante, pieno di parole, molto veloce, anche un po' caotico, è la storia di una famiglia che vive molto affannosamente in questa Roma caotica e affannata e trafelata. Micaela Ramazzotti è una insegnante di ginnastica un po' coatta come al solito. Adriano Giannini è un giornalista della mia generazione, quindi molto debole, molto fragile, molto precario, molto povero, molto. E devo dire che ci sono due o tre momenti, ma perché io sono uno di questi, insomma, quindi che mi hanno divertito quando viene fuori tutta anche un po' il lato sfigato appunto del vivere questo mestiere che un tempo era molto potente, invece lui è un povero coglione che ha la sua scrivania a casa, non ha nemmeno la redazione, ed è il principe dell'autocommiserazione. È un film molto dove ci si autocommisera. E che succederà tra appunto Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini? Sono loro i due innamorati, diciamo, che però frequentano altre persone perché sono molto schiavi anche della caduta dell'Eros legata al fatto che ci hanno avuto figli. È un macello, la vita è caotica, non c'è sta una lira, tutti i figli, tutta la pressione. Micaela si chiama Susi. Adriano Giannini si chiama Luca, sono due attori comunque a cui vogliamo bene. Forse Micaela Ramazzotti sta un po' rischiando di stancare con questo personaggio di popolana costantemente trafelata e però ingenua. Anche se poi ha un monologo finale fin troppo forte che stona con. È articolato, eh? Che stona un po' con la solita coatta sempliciotta quindi è un po' contraddittorio il monologo finale di Micaela Ramazzotti, che fa un'analisi di un personaggio sopraffina, ma anche usando le parole molto giuste, però che entra un po' in contrasto con questo suo essere sempre dietro al film che lo rincorre ogni cosa. Adriano Giannini, devo dire, è molto bravo e molto ironico, e poi ci sono attori di. C'è Marcello Fonte che è un vicino un po' inquietante. Stay, stay, amore! Come si comporta il nostro Dogman in una delle prime uscite? Siamo molto curiosi di vederlo. Personaggio un po' scritto a. Un po', no, un po' troppo poco scritto. E quindi avrei voluto molto di più da lui. Personaggio interessante, di vicino, che osserva molto la vita di questa famiglia che esce sempre di casa, incasinata, con i bambini, con le cose, le buste della spesa, raga. Poi c'è questo Marcello Fonte che li osserva e tu non sai bene se è uno di questi vicini di casa che magari ha la madre morta come psycho e tu non lo sai da anni sulla sedia a dondolo. Però devo dire che è un personaggio, è un po' il voyeur, un po' quello che spia. Anche lui ha la scena finale che non mi ha per niente convinto. Poi c'è Roisin O'Donovan che è una babysitter irlandese cattolica che un po' ha lo sguardo, un po' il suo punto di vista è il nostro nel film perché lei è la straniera, noi siamo stranieri a questi personaggi come spettatori, quindi si chiama Mary Ann, è un'irlandese cattolica molto, molto simpatica, molto carina, interpretata molto bene da Roisin O'Donovan e lì lei ha a che fare con questi, con i figli più grandi, con i figli più piccoli, con il papà, con lei, con tutta sta famiglia dei caciaroni. Diciamo, la generazione più forte, più ricca, che sono stati tutti quelli che sono venuti prima della mia generazione, sostanzialmente, che sono i personaggi di Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini, è questa Italia che.
diciamo, noi invidiamo molto perché è una molto ricca, molto potente, rappresentata da un personaggio molto affascinante, Enrico Montesano, che è una sorta di faccendiere, forse è una sorta di Bisignani, è una sorta di pontiere, è una sorta di personaggio molto potente che sta al di fuori della politica, ma che influenza e guida la politica. E che è questo emblema di questa Italia maschile, molto forte, molto anche severa, molto cattedratica, anche un po' conservatrice, che manca completamente diciamo, ai maschi che sono venuti dal precariato in poi, da me in poi, e che li ha indeboliti moltissimo. Allora, è lì che ho trovato un po' la cosa che mi ha interessato di più di questo film, molto caotico, molto anche un po' c'è il sentimento, i tradimenti, poi andiamo avanti, l'amore, la stanchezza, soprattutto la stanchezza di stare in questa città caotica, con pochi soldi, figli, le cose, non facciamo più l'amore, un macello, è anche un film un po' ansiogeno da questo punto di vista. E quello che mi ha interessato di più, appunto, è da un punto di vista maschile il rapporto tra il maschio completamente nullo, quello della mia generazione di oggi, maschio inteso anche come capofamiglia ormai perché siamo arrivati a un'età in cui in teoria dovremmo esserlo, non riusciamo troppo bene ad esserlo, ci sono tante ragioni per cui sicuramente appunto i primi maschi del dopoguerra a retrocedere economicamente rispetto ai maschi del boom economico che avevamo visto da piccoli, come anche io voglio essere così, non ci è andata nello stesso modo e siamo caduti in depressione, il nichilismo, l'autocommiserazione. Cose che un po' ci stancano adesso, che forse ripetevo più rabbioso anni fa, adesso mi sono pure rotto un po' le palle di starle sempre a dire, prendiamone atto, andiamo avanti. E devo dire che su questo tema c'è una scelta finale alla fine che mi ha interessato perché è il discorso che facevo all'inizio della video recensione. Nel momento in cui, però, è una cosa molto, secondo me, è una cosa molto fallica, è una cosa molto maschile. Che l'Archibugi secondo me intuisce perché lei è brava quando racconta i maschi, l'ha già fatto con Gli Sdraiati ed era una delle cose migliori la sua regia dal film un po' loffio tratto da bestseller di Michele Serra e lo rifà in questo momento e la capisce questa cosa dei maschi nel momento in cui finalmente il maschio debole sente una debolezza del maschio forte, del maschio alfa che lo ha sempre diciamo umiliato direttamente o indirettamente, allora può anche lui crescere, può anche lui stare a schiena dritta. Questa è una cosa che mi ha abbastanza incuriosito. Per il resto è un film di sistema. Lei è diventata una regista di sistema da due film all'anno, che è la cosa che io amo, che è la cosa che ho detto a Gabriele Muccino che deve fare perché abbiamo bisogno di registi di sistema, abbiamo bisogno di registi commerciali. Non so quanto si è arrivata un po' affannata tra la TV e il cinema perché è molto impegnata Francesca Archibugi. Detto ciò, è arrivata al terzo film in 6 anni. Ogni due c'era Il nome del figlio, che era un remake italiano rispetto a un originale francese molto più bello. Poi l'abbiamo vista con Gli Sdraiati da romanzo di Michele Serra, un po' così cos'ha, un film non particolarmente memorabile. E poi arriva anche quest'altro film, Vivere, che potrebbe passare un po' inosservato, è l'eterno dilemma di oggi. Un cinema forse di questo livello può prendere le stecche in sala perché si va in sala solo a vedere qualcosa per cui vale la pena, qualcosa che è costruito, qualcosa che è in voglia. Questo è un film questo è un approccio al prodotto audiovisivo, forse più televisivo, anche se oggi non si può più usare questo termine per dire peggio, perché in TV vediamo delle cose intense, molto molto belle da un punto di vista di prodotto audiovisivo. Allora, che dire? Ci siamo. È un film un po' fuori tempo, forse Massimo. Questo discorso sul maschio è interessante, ma è un film che si poteva fare forse, diciamo, 20 anni fa. A vederlo oggi non ci sentiamo molto legati al presente. C'è l'eterna Roma caotica dell'eterno affanno, l'eterno calo del desiderio, delle eterne coppie de sfigati, che quanto è difficile stare insieme. E le eterne.
gli eterni giochi del cuore, perché ci potrebbero essere delle tentazioni extraconiugali, e poi il personaggio di Marcello Fonte che sta un po' così, che gli manca la scena finale, cioè c'è là, ma non è sufficiente, non basta. E Michele Ramazzotti che fa la quattrona per tutto il film, poi alla fine diventa una psicanalista di primissimo ordine, e anche questo è un po' contraddittorio. Per il resto, il discorso sul maschio mi ha abbastanza convinto. Gli attori sono, ce la mettono tutta, ma è proprio il concetto di film di sistema che non so se regge più. Ma gli incassi mi potrebbero smentire tranquillamente. Vivere Francesca Archibugi, visto a Venezia, fuori concorso. Ciao, bad taste, subscribe. Mamma mia, che fatica che è vivere a Roma. Tutti sti film che ce lo ricordano. Però a me mi piace ancora, ce la faccio ancora. Be bad. Ciao!